In occasione di questo centenario, questo comitato fatto da gente semplice, quasi tutti illetterati, qualcuno addirittura analfabeti, e quando leggo quell'elenco di consiglieri mi sento addirittura commosso, perché riuscirono a portare qui in questo paese, in quell'occasione, tutte le personalità più importanti di ogni ambito della vita sociale, della vita artistica. Ma Castagno, con tutte le sue bellezze naturalistiche, da quel momento in poi divenne chiaramente un luogo di grande attrazione, di grande interesse. Infatti risale proprio a quel periodo, siamo fine anni 50, risale proprio a quel periodo il grande sviluppo turistico che avrà Castagno come luogo appunto di villeggiatura. Contemporaneamente si pensò da parte di questo comitato di dover creare qualcosa che rimanesse a perpetua memoria di Andrea, perché in questo paese non esiste assolutamente niente che ricordi il grande artista. Annigoni in quel momento era famosissimo perché era proprio in quel periodo lì stava dipingendo il primo ritratto ufficiale della regina Elisabetta. Lui si sentì subito attratto da questo invito che gli fu fatto, venne in paese su invito, fu portato al ristorante che a quel tempo si chiamava La Rosa. Lui mangiò molto volentieri, accompagnando il pranzo anche con del buon vino. Poi dopo i castagnini, con la loro furbizia montanara, lo portarono in chiesa. La chiesa era, si può dire, nuova, perché anche questa distrutta durante la guerra, e era completamente spoglia. Allora il parroco cominciò lui a usare metodi un po' innocentemente furbeschi, diciamo così, è un ossimoro, e chiamò il maestro e gli disse: maestro, se si facesse un affresco lì nell'abside, cosa ne direbbe lei? E il maestro guardò, si abbassò, disse: ma nel catino dell'abside è perfettamente inutile, non si vede niente, non serve farci niente. E lui disse: io, se voi siete d'accordo, io ho in mente di fare, vorrei tanto fare un crocifisso, ce l'ho già in mente, ho anche un volto da riprodurre particolare. E fece il disegno di quella struttura su cui ora si trova l'affresco. E infatti, nel termine di poco, fu fatta la struttura, fu preparato tutto secondo la tecnica dell'affresco. Nel dipingere questo affresco, il maestro aveva il cartone, e aveva un cartone particolare per il volto. Ma il suo segretario lo lasciò a Firenze proprio il giorno in cui il maestro doveva fare il volto del Cristo. Ecco, si dice che il maestro allora abbia detto: lo faccio a mente. Il volto di un barbone che lui aveva conosciuto proprio sotto i ponti di Londra mentre lavorava per la regina Elisabetta. Tutte le volte lo incontrava gli diceva: io sono ridotto così, ma non ero prima così. L'ho ridotto così anche a causa tua, per i tuoi peccati. E questo il maestro, questo me l'ha raccontato, però non mi ha mai detto se veramente l'ha voluto riprodurre. Gli allievi invece, alcuni allievi mi hanno detto che proprio ha voluto riprodurre questo giovane barbone, e che lui l'abbia voluto fare proprio anche come una specie di riscatto spirituale, di riscatto morale. Il maestro Annigoni ebbe un altro grandissimo merito: istituì un premio di pittura che durò per qualche anno, diversi anni, cioè dire in agosto, tutti gli anni in agosto,
venivano convocati, veniva fatto un bando dove giovani artisti venivano qui in paese, veniva dato loro a disposizione il materiale per dipingere e l'intera giornata per dipingere. Alla sera il maestro Annigoni stesso, insieme ad altri artisti, avrebbe dato un giudizio sui migliori lavori. Tutto questo, sia le opere di Annigoni, sia la sua presenza, sia questa gara, richiamarono naturalmente prima di tutto i suoi allievi, che da allora in poi ebbero Castagno come meta fissa per l'ispirazione del loro lavoro. Fra questi vi posso fare alcuni nomi: Luciano Guarnieri, Bernardini, Antonio Ciccone, Romano Stefanelli, Silvestro Pistolesi, che è quello che più di tutti ha vissuto questa esperienza, vivendo addirittura per alcuni periodi dell'anno, dal 1962 ad oggi, vivendo addirittura qui molto a lungo. Ecco, e quindi gli allievi, allora, poi tutti loro hanno lasciato qualcosa nel nostro paese. Qui ci sono vari edifici che testimoniano il loro passaggio: questa chiesa, un'altra chiesa più sopra che si chiama l'oratorio, il ristorante dove è stata affrescata tutta la sala più grande, e poi in tutte le case della nostra gente ci sono o loro quadri, se non addirittura alcune hanno persino dei loro affreschi. Oltre gli allievi di Annigoni, altri artisti hanno frequentato questo luogo. E fra questi artisti c'è stato un artista tedesco molto importante, Joachim Staude, che ha vissuto qui per diverse estati negli anni 60. Staude ha insegnato a Milano e aveva fra i suoi allievi un giovane che si chiamava Lorenzo Milani, che dopo pochi anni di scuola presso il maestro Joachim Staude lasciò lo studio della pittura e iniziò lo studio della teologia e diventò Don Lorenzo Milani. Staude gli scrisse sconsigliandolo di intraprendere questa nuova strada, non per motivi contrari alla religione, eccetera, ma semplicemente perché aveva individuato in lui delle notevolissime doti di artista. Ma Don Milani però gli rispose, gli scrisse una lettera bella in cui gli diceva: non mi dissuadere da questa nuova scelta che io ho fatto, perché è esattamente colpa tua che mi hai insegnato ad andare oltre le apparenze delle cose ed entrare nell'intimo fino ad arrivare all'infinito. Io ho voluto trovare l'infinito anche nella vita.